nuovissimo video della Vanilla. Oggi ragazzi siamo qua nel nostro mondo single player. Allora, sono solo, l'ultimo episodio, se non vado errato, era quello in cui, diciamo, fatto da Lorenzo 10 punta, in che ha costruito, ragazzi, una cosa molto 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 carina. Allora, adesso vedrete, capirete, e se non l'avete visto andatevi a vedere l'ultimo episodio di questa fantastica serie. Allora ragazzi, non fate caso alla mia faccia oggi perché, vi giuro, non so a cosa sono allergico. Probabilmente morirò nel giro di qualche giorno, ma poco importa. Direi di svolacchiare nella zona del nostro buon Lorenzo 10 punta che ha costruito nello scorso episodio. Anche se onestamente prima andrei a dormire, ho un letto qua sopra, no... Ho un letto solo a casa, ho capito, dormo a casa. Questo sarà anche il primo video editato in facecam. Adesso prime volte mi vedrete guardare abitualmente di qua, perché uno, abitudine, perché tenevo la webcam lì, e due, per vedermi se sono perlomeno accettabile, cosa niente vera. E direi di andare ora veramente alla zona del buon Lorenzo. Intanto, per chi se lo chiedesse, questo è il primo episodio senza lag e siamo con la shader sbagliata, perché io dovrei utilizzare la vibro shader. Allora, questa è la zona che ha costruito il buon Lorenzo 10 punta, che è il quartiere povero, che io avevo chiamato quartiere del tartufo nero, perché il nostro, quello ricco, è il quartiere del tartufo bianco. Sì, me ne rendo conto anch'io dell'ignoranza della cosa. Qua abbiamo un bel campfire, qua abbiamo una piccola, un piccolo negozietto, volendo, che ha più o meno tutto, nonostante la... Ma serio? Nonostante la povertà ha più o meno tutto. E io non l'ho mai usato sto blocco. Che cosa serve? Ah, è quello dei picconi, che lo metti e ok, capito, va bene. Poi comunque una torre, abbiamo un pozzo e poi vedrete per bene. Questa è una delle case, guardate la povertà comunque delle case, ricordo che è il quartiere povero. E qua sopra abbiamo un'altra casa, sempre povera. Sicuramente ci potrei fare anche qualcos'altro io, dargli un ritocco su alcune cose, però comunque massimo aggiunte, perché secondo me del resto è venuto veramente bene. Va bene ragazzi, oggi voglio costruire una farm della 1.14 che secondo me può essere utile. Io la vedo onestamente anche abbastanza bene nel quartiere povero. Adesso vedrete che qua sotto del pozzo ho fatto un piccolo spiazzo, ovviamente molto molto semplice per il momento, poi lo abbelliremo in caso, e adesso voglio arrivare pure lì. E praticamente in questo spiazzo qua, magari lo allargo un pelo in più, faremo la farm di berries, quelle nuove frutte, diciamo, che si trovano nel bioma della taiga. Allora direi di risalire su e mi ricollego anche al discorso che avevo un attimo accennato. Allora, innanzitutto col trigger 3 si va papapaparapà. Poi, probabilmente la maggior parte, una parte delle build, delle costruzioni, le voglio fare in live, perché onestamente la scorsa volta ci siamo divertiti, mi sono trovato bene e lo rifarei, insomma. Di che cosa sto parlando? Sto parlando che la settimana scorsa sono andato in live su Twitch, la prima live con il nuovo computer, e devo essere sincero, ho amato, cioè mi è piaciuto, mi sono divertito e ci siamo divertiti assieme. Vi ricordo di seguirmi su Twitch qua sotto in descrizione, e ovviamente con questo vi dico che andremo in live su Twitch ogni settimana sulla Vanilla, se non sbaglio il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo. Poi comunque farò un video a riguardo anche su questo. E praticamente in quel live andremo avanti inizialmente nella quartiere che avevamo lasciato in sospeso, nella zona vecchia, nella zona principale, quella che dobbiamo raggiungere con il Nether. E invece negli episodi normali andiamo avanti qua, però nulla toglie che ci sia un cambio di programma ogni tanto. Detto questo, allora direi di andare a prendere le cose che servono, diciamo, per questo video. Avremo bisogno di due observer, di un pistone appiccicoso, di due di Spencer, che non ho, mannaggia Spencer. Tra poco ragazzi dovremmo anche fare un mob grinder, anzi no, perché io ce l'ho già un mob grinder, però in questa zona no. Sapete che un mob grinder dentro un fungo gigante non è male, dovremmo però farlo con calma quando, diciamo, la situazione sarà tornata un attimo normale. Devo fare un dispenser, non mi ricordo come si fa. Ok,
ragazzi, dovrei aver preso tutti i materiali che ci servono per costruire questa farma e adesso iniziamo. Veramente molto semplice, il modello è quello di Racework e comunque vedrete per bene. Voi ragazzi non preoccupatevi, la vanilla con qualche idea che già ho in testa tornerà al suo splendore di una volta, sempre se io riesco a mangiare, perché mi sembra anche di capire che è impossibile. Dicevo che la vanilla tornerà al suo antico splendore, non preoccupatevi, perché comunque qualche bella idea ce l'ho in testa, soltanto che adesso comunque fate conto che devo un attimo abituarmi a questo nuovo stile di programmazione. Detto questo, allora pensiamo ad un punto. Ovviamente non ho preso le cose più importanti, cioè un pezzo di terra e le berries. Va bene, per il momento le indicheremo con un blocco di granito, però vorrei prima fare un pelo in più di spazio. Ok, allora fate conto che magari potremmo fare che la nostra berries stia lì. Dio, adesso è un po' pari il tutto, vabbè, comunque, allora, la nostra berries starà qui. Ai lati andiamo a mettergli due fantastici dispenser che avranno dentro la bombmill. Ovviamente io, ripeto, come ho detto prima, ne dovremmo fare uno di mob grinder, perché per il momento, veramente, sto messo malissimo a bombmill. Poi dobbiamo andare a mettere un blocco qualsiasi qua in mezzo, che fungerà, diciamo, da ripetitore di energia. Qua abbiamo un pistone che dovrà essere attivato da questa leva. Questa è anche la leva che farà funzionare, diciamo, la farma quando vogliamo attivarla. In questo momento dobbiamo andare a mettere un observer dalla parte di qua. Famo una roba del genere, da questa parte facciamo così e qua tappiamo, per favore. E la farma, ragazzi, praticamente è finita. Adesso capirete, guardate. Così si attiva il clock classico, ovviamente non è nulla di complicato. E qua praticamente la bombmill, che ovviamente non può spararsi su nulla, si lancerà sulla barrel, quindi andrei a prenderla. A parte che ho detto forse barrel dall'inizio del video, volevo dire berries. Andrei a dormire nella casa del povero, anche se presentarmi dentro con questa armamentario qua mi sembra un po' una presa in giro. Probabilmente, ragazzi, qua ci sarà una bella vetrata rossa, ci sta, e qua dentro lo decoreremo a modino e troverò un modo per attivare la farm in modo diverso per renderla anche più bella dal punto di vista estetico. Va bene, allora qua mettiamo la nostra barrel, lei crescerà con calma, va bene. E sotto dobbiamo andare a mettere un... allora farei un po' di spazio. Dobbiamo andare a mettere un minecart con hopper. Facciamo così. Minecart con hopper. Ne avevo presi due, serio? Forse ne ho portato un altro per sbaglio. Va bene, abbiamo il minecart con hopper qua sotto, che prenderà la velocità della luce, tutte le cose che dovrà prendere. Ok, qua abbiamo la cassa. Facciamo in questo modo qua. In teoria, se le cose vanno come dovrebbero andare, la farm è più che finita. Proverei, quindi piazziamo una torcia qua, piazziamo una torcia qua, adesso comunque metteremo questo per bene e vediamo che la farm è attiva. Noi ovviamente dovremmo metterci qua e spaccare, non così, così, ok. E come vedete la farm funziona. Adesso qua sotto dovrebbero arrivare a breve, non sono arrivati. Dicevo, se tappo tutto, in teoria, ragazzi, la berries dovrebbe andare per forza di cose da sola qua dentro. Però comunque guardate che ne ho ben 37, non è per niente male. In questo modo qua disattiviamo la farm e va bene, praticamente è manuale. Devo trovare un bel modo per entrarci, sicuramente. Ecco, è nata. E in teoria perché non la prende il minecart qua sotto? Ah, il problema sta nel minecart, perché mi sento ignorante in questo momento. Comunque guardate quanto cresce velocemente, cioè non avete idea. Va bene, abbiamo fatto la farm di berries, ragazzi. Penso che vada più che bene. Adesso nel prossimo episodio comunque vedrete che la decorerò off camera, o comunque potrei averlo fatto anche in live. Vediamo, anzi fatemelo sapere con un commento qua sotto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale Twitch. Comunque in un modo o nell'altro la decoreremo e metteremo a posto anche gli eventuali problemi. Detto questo, volevo fare questo video proprio per dirvi alcune cose, spiegarvi che ho un canale Twitch, spiegarvi un po' di cosette interessanti. Fatemi sapere in generale che cosa ne pensate di questa nuova qualità utilizzando le shader mod. Guardate qua che bello.
E comunque, fate conto che in ogni serie utilizzerò una shader magari diversa. Comunque abituatevi a questa qualità. Spero che anche il Full HD, se l'avete notato, vi piaccia, perché ragazzi bisogna fare le cose in grande, insomma. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare like se non l'avete già fatto, iscrivervi al canale e commentare. Mi raccomando, ditemi che cosa vorreste vedere costruito in questo mondo. Vi dico che probabilmente costruiremo a breve anche un mob grinder in questa zona e costruiremo delle cose veramente interessanti. Chiamerò anche qualche ospite ad aiutarmi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Da Enderlic è tutto. Domani alle ore 14 la Warcraft 2. Bella.